uscito pure un nuovo episodio 20 minuti fa. Dobbiamo assolutamente vederli. Ragazzi, vi aspetto alla Milan Games Week il 25 e il 26 novembre. Prendetevi subito biglietti se non finiscono. E ciao a tutti ragazzi, sono Lorenzo e ben ritornati nella battaglia degli schemi di chess, dove a quanto pare il nostro Titan Timo Ben ha fatto ritorno. E oltretutto è uscito un nuovo episodio pochissimi minuti fa. Perciò ragazzi, cosa aspettate? Lasciate un sacco di pollici in su e cliccate il tasto iscriviti per diventare una TV gigante. E se non lo fate non diventate una TV gigante, mi dispiace. Dopo una bella settimana di vedere cose strane di Amazing Digital Circu, tipo questa. Ma perché? Perché dico io? Perché? Continuiamo la nostra storia, la fantastica storia di TV, lampioni, telecamere, chi più ne ha più ne metta. Ma è uscito Schemi di Tolle 63 parte 3, Schemi di Tolle 67 parte 4 e noi dobbiamo vedere entrambi. Ma prima ragazzi, è successo qualcosa di tragico, assurdo nel multiverso degli Schemi di Tolle. Quindi vediamo che cosa è successo ai nostri orologi da taschino. Vai! Oh, che bello! Orologio con trapano. Ragazzi, quel trapano, oserei dire che è nato a Trapani. Vabbè, mi dissocio da me stesso, va bene? No, poverino, sta venendo picchiato quel cameraman. Ma quell'orologio era una bomba. No, l'ha fermato. Wow, sarebbe fantastico avere un orologio bomba fermatempo. Ma che cosa sta facendo quel cameraman? Wow, fantastico. Dici così, prima gli fai fare il balletto e poi Francia periodo di Luigi non so quale. Attenzione, che succede qua? Trivella, fa qualcosa, signor Trapano. Esattamente, cosa stai facendo? Te lo dico pure io. Ok, sta trivellando il terreno. Non è che devi cercare il petrolio. È arrivato Chess su Schemi di Chess. Dannato demone, io ti demolisco. Warning, le TV stanno apparendo. Ok, stanno apparendo le TV. Ragazzi, Titan TV Man, non vedo l'ora di vederlo. Lo sapevo. Questi orologi sono come di un brando di JoJo. Signor orologio, è cambiata l'ora? Da ora solare a ora illegale. Che sta succedendo? Gli ha dato tipo il timer. C'è tipo un timer per distruggerli. Fateli esplodere. Oh, ragazzi, così funziona. Mi dissocio completamente anche da questo gesto, vabbè. È arrivato Titan Cameraman. Mi chiamo Fabrizio, ma sono conosciuto anche come il fresco di zona. Titan Cameraman sta combattendo contro Titan Speakerman. Sta diventando tipo uno scioglilingua. Titan Cameraman contro Titan Speakerman che scava scrivendo. Io non sono bravo con una trivella. C'è il re di Trapani! Quello che trapana tutto! Titan trivella! Trivellalo! Vabbè, ha fatto splat. Che succede? Titan Clockman? Che è successo? Guardatelo! È tipo ridotto malissimo. O riportiamo indietro il tempo per farlo rivivere, oppure gli oliamo gli ingranaggi. Oliatevi gli ingranaggi con l'olio d'olivia. Oh no, è vivo. No, ma perché sempre i cameraman ne fanno una brutta fine? No, pure lei no! Let it go, let it go. Girl power! Bravissime così, ragazze! Allora, io vi voglio sempre così. Dovete distruggerli! Grande lui! Oh, guarda come la guarda, che carino!
Allora, io vi posso consigliare un bellissimo ristorante. Clockman, che sta succedendo? No, è arrivato Spider Chess. Tanta Speakerman non ci sta. Ha cambiato musica. Ah, ma quello non è Spider Chess, è Magnet Chess. Bravo Tanta Speakerman. Spaccai le orecchie. Bellissimo. Fate rivivere il Clockman. Aggiustate l'orologio. No, non c'è più tempo. Non c'è più tempo. No, dai, ma non è possibile che adesso sono arrivate pure le trivelle gabinetto. Salve. Salve, gentiluomo. Ma è bellissimo che il TV venne così. Ok, vediamo solo gli ultimi secondi e poi andiamo a vedere loro, i veri episodi dello Schemi di Toilet. Ehi, ancora qua continuano a darsi menate. Oh, oh, si menano giù pesante. Ehi, e che è successo? Vuoi che ti metto un cerotto? Oh no, oh no, aiuto. Ho fermato perché il signor Trivella non trivillerà mai più. Ecco, l'avevo detto io. Gli ha rotto le trivelle. Cavolo, ha rotto pure il martello. Oh cavolo, si è arrabbiato tantissimo. No, questa me la devo vedere. L'ha messa in pausa. Oh, ma è bellissima sta cosa. Dai che forse ce la facciamo. Ce la fanno. Ce la fanno. Eeeh, mi è arrivata Clock Woman. Perfetto. Oh, grande così. Adesso pure il martello pneumatici. D'accordo ragazzi, direi che ci siamo. Andiamo a vedere la battaglia vera dei Schemi di Toilet. Due episodi, Schemi di Toilet 67, dove c'è il ritorno del Titan Team Man. E poi quello nuovo. Pronti? Via. Chissà cosa accadrà. G-Man. Ok, eravamo fermi qua. Ce la farà il nostro Titan Cameraman a salvarsi? Io avevo presupposto che arrivava Titan TV, Titan TV Man. Quindi teoricamente sì. Dai che come dico io, dai che come dico io, guarda che cattivi. No, no. Bravo, bravissimo. Aiuto. No, salvatelo. Ragazzi, che ansia questi episodi, che ansia. Bravo Tata Speakerman. Ma no, ma si prende a pugni da solo. Che succede? Sì, è lui. Tremate perché sta arrivando. Sta arrivando. Oh no, ma non picchiarlo. Ma che cosa fai? Ma è tuo bro. Oh, devi digerire bro. Ti do un broschi. Niente, non gli do più il broschi. Ma dice quello. Ma davvero stai dicendo? Eh? Che sta succedendo? Chi è arrivato? Eccolo! Sì, no, ragazzi, quanto è bello! Eccolo! 3, 2, 1, vuoi un sacco di pollici in su? Ora! Scrivete tutti sotto nei commenti! Dai, tanti momenti per evocarlo! Tutti sotto nei commenti, scrivete tanti momenti per evocarlo! Quello si sta preparando alla lotta. Il G-Man ne scappa perché se la fa sotto proprio. Titan Team Man upgradato. Yeah! Oh ragazzi, non urlavo così dai tempi quando Goku ha sbloccato l'ultra istinto. Vabbè, ma tu sei veramente fortissimo. No, l'ha distrutto. Ragazzi, l'ha distrutto. Ormai lo scienziato non esiste più. Dai, colpo di grazia. Ancora vivo, eh. Oh, ancora vivo. Ma vabbè, ma però è mortale. Dai che abbiamo vinto. Gli ha sciolto la faccia. Sì.
scienziato non c'è più. Finalmente faccina. Grazie. Quanto è bello, Squidonet. Grazie da Pug Boom per aver creato questa serie. Grazie. Ma adesso vediamo l'ultimo episodio. Cosa è successo dopo? Sono curioso. Chissà cosa è successo. Ok. Negli episodi precedenti, previously on, abbiamo distrutto i gabinetti volanti. Oh, tutti e tetti di danni insieme, però sono danneggiatissimi. Ok, quello gli mette la cosa per ripararsi. Ma come? Ma gli ha detto no, non farlo. Ma gli ha detto solo ciao. Perché ciao? Cioè, ma tu mi stai dicendo che lo scienziato ha creato un esercito di G-Man? Ma che cosa vuol dire? No! Cioè, questa secondo me è proprio la battaglia finalissima. Eccolo! Oh, mi ha rotto i timpani, davvero. No, ragazzi, voi non dovete andare a lottare. A te manca anche un braccio. Il creatore. Guarda a sinistra. Ok, guardiamo a sinistra. Ah, ecco lo scienziato. È vivo ancora. Cioè, mi sembrava strano che fosse morto così. È vivo ancora. Oh, è riuscito a entrare nella base segreta. Ok. Ok, stanno andando tutti a rincorrere lo scienziato. Siamo entrati nella base segreta dei gabinetti portatili. È giusto giusto perché sto andando a hahare. Dai dai, anche l'ultimo. È andato, perfetto. E lui si è sacrificato per la patria. Onore a lui. Lo speaker man potentissimo. Penso, ragazzi, che siamo giunti quasi alla fine proprio di Skibidi Toilet. Non so fino a quando continuerà, ma sta cosa che lo sta facendo a parti mi fa presagire che sono proprio all'interno della cosa degli Skibidi Toilet. Wow. Ragazzi, io direi che questo video lo posso anche concludere qua. Spero tantissimo che vi sia piaciuto e nulla. Iscriviti al canale se non l'hai ancora fatto. Lascia un sacco di pollici in su. Mi raccomando, prendi il mio libro ora su Amazon e in tutte le librerie. E noi ci rivediamo ad un prossimo video. E ciao.